Grazie Presidente. Allora, il mio ordine del giorno serve a sanare una delle tante sciatterie che ci sono in queste leggi e che spesso in Commissione bilancio purtroppo vediamo, vale a dire prevedere compiti ulteriori con i mezzi attualmente a disposizione, che significa che due cose, o c'è in questo momento della gente che si gira i pollici oppure state ingannando la Commissione bilancio e quindi l'Aula, perché non è possibile che ci siano le risorse per poter fare dei compiti in più rispetto a quelli che attualmente sono previsti per qualcosa, specialmente come in questo caso, cose onerose come programmi di reinserimento successivi per i clandestini che dovessero essere accolti, no? E quindi si fa praticamente fare agli enti locali anche la scuola, a parità di risorse. Ma io però vorrei, partendo da questa sciatteria, riflettere su cosa è diventato questo Parlamento. Cari colleghi, riflettete un attimo cosa stiamo facendo. Noi stiamo parlando per ore su ordini del giorno, perché purtroppo è l'unica arma che è rimasta all'opposizione, quella di riuscire a parlare di queste cose, quando qui dovremmo parlare di leggi e dovremmo dare indirizzi al governo. Ma il governo governa per DPCM. Ma il governo se ne va in Europa a decidere cose importantissime per il futuro della nostra nazione, sbattendosene del Parlamento. Mentre noi siamo qua a parlare degli ordini del giorno, il ministro Gualtieri se n'è andato in Europa e ha dato l'assenso a una riforma che ci porteremo per i secoli a venire. Ma vi rendete conto di come siamo messi? Presidente, lei sì, Presidente Maria Edera Spadoni, che ieri era evidentemente in collegamento in Commissione bilancio, ha visto cos'è successo. Ha visto che nessuno dei suoi colleghi del Movimento 5 Stelle ha dato l'assenso al ministro per poter parlare e per poter approvare quella riforma. E davanti a questa sua personale testimonianza, io sono convinto che lei non possa negare. Il risultato cos'è stato? Che il ministro ha detto no, io prendo, vado e approvo. Capite perché qui parlare di ordini del giorno è mortalmente svilente per questo Parlamento? Perché anche le volte che ci sono delle occasioni di confronto o di informativa su temi importantissimi, non sono bagatelle, su temi importantissimi, il ministro non dà alcun peso a quello che viene detto qua in Parlamento. Ma come facciamo a farci umiliare così? Ma è colpa nostra, attenzione, non è colpa del governo. Se il governo si fa fare qualsiasi cosa va bene. Noi potremmo anche riprendere in mano un filo di dignità. E per riprendere in mano un filo di dignità basterebbe fare una cosa semplice. Qui mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, di cui ho letto un sacco di interventi su Facebook, sui social, dicendo no, il ministro ha sbagliato, il ministro non ha fatto Le chiedo quello di che noi attenersi dicevamo. all'ordine del Sì, giorno beh, anche, mi di attengo, parlare ma dell'ordine del Presidente, giorno, però grazie. guardi che l'ordine del giorno purtroppo è tutto collegato a tutte queste questioni, perché qui se non chiariamo la funzione del Parlamento, qua che facciamo? Allora, nel momento stesso in cui voi vi sentite, ci si sente defraudati della propria prerogativa di parlamentari, guardate che basta avere la dignità di ripescarlo per un orecchio il ministro e di sfiduciarlo. Voi mi date un cenno, mi dite che siete stati defraudati, ottimo, fatemi un cenno. Qui si presenta una mozione di sfiducia al ministro e vedete che non ride più e vedete che non fa più quello che vuole. Basta quello, altrimenti sono chiacchiere, altrimenti sono soltanto quacquaraquà. Non si può fare il post su Facebook e dire ah, mi sono mondato la coscienza. Qui c'è una dignità del Parlamento da recuperare per tutti, così magari la smettiamo di parlare di ordini del giorno e ricominciamo a parlare del destino di questo Paese. Ma caspita, abbiamo un'occasione nella vita per poter essere parlamentari e ce la giochiamo così. Questo purtroppo, vedete, quando all'epoca fu abolito il vitalizio, signor Presidente, tutti dicono, ah, bene, giusto, la casta. Ecco cosa abbiamo prodotto invece. Abbiamo prodotto 630 pavidi che hanno Collega, la paura di invito a essere concludere. disoccupati e quindi allora voterebbero qualsiasi cosa. Collega.
Ha esaurito il suo tempo. Abbiamo, è una vergogna che questa istituzione sia finita così. Voterebbero qualsiasi cosa contro quello che hanno detto, contro quello che hanno sempre affermato, calpesterebbero i loro principi. Grazie, collega. Perché hanno paura di ritornare alla disoccupazione. Grazie. Ma che vergogna è? Intervenire la deputata Simona Vietina, prego.